Sono Attilio Rossato, sono il presidente regionale delle ACLI Lombardia e se devo pensare oggi alle ACLI nel futuro del terzo settore mi immagino sicuramente delle ACLI protagoniste, mi immagino delle ACLI che siano sempre di più un ente educativo sociale capace di aiutare le persone più fragili della nostra società. La storia delle ACLI è una storia di impegno civile, ha sempre caratterizzato quelli che sono i nostri valori e l'esperienza della nostra associazione. Pertanto credo che parlare oggi di impegno civile è parlare di una continuità all'interno della nostra esperienza e del nostro lavoro. Le ACLI come impegno civile sono state per anni impegnate soprattutto su quello che è il tema dei servizi, tema che ci ha permesso di avere un forte bagaglio di dati, numeri, di informazioni che hanno dato un quadro di quello che è la realtà sociale, se non precisa al dettaglio, però uno spaccato molto interessante. E il nostro compito oggi è quello di sapere, soprattutto interpretare questo enorme numero di informazioni, di dati, cercando di dare delle risposte di tipo, chiamiamolo anche politico. Questo vuol dire anche, secondo noi, dare un contributo di impegno civile, perché spesso abbiamo un pensiero cupo su quello che è la visione del presente. Ci concentriamo soprattutto sui difetti, sulle difficoltà, ma non cerchiamo di vedere quelli che possono essere gli spunti positivi. Noi nel nostro circolo abbiamo tantissimo lavoro, cioè, indubbiamente quando ho iniziato eravamo fermi, però tu ti devi aggiornare un po', devi trovare un qualche cosa, ma se tu devi stare attento, cioè devi sentire nel paese che cosa serve, la cittadinanza, devi sentire tutte quelle cose lì. Cosa possono fare le ACLI oggi per promuovere l'azione sociale? Porre attenzione ai bisogni del territorio. L'esperienza appunto di Castelgofredo è nato da un bisogno intercettato attraverso la sede provinciale, attraverso le esperienze diciamo, associative, sportive e diciamo, territoriali che hanno in qualche modo evidenziato un problema molto presente anche nel nostro territorio, che è quello della violenza contro le donne. Voglio presentare a tutti l'iniziativa del punto di ascolto. Tutto è nato da un pensiero delle ACLI provinciali che in collaborazione con le ACLI del nostro comune ci hanno coinvolti a creare, ripeto, questo punto di ascolto. Siamo volontarie dello sportello Donne in Ascolto e è nato per un bisogno riscontrato sul territorio in aiuto delle donne, per le donne, fatto da donne, tutte volontarie. Nel momento in cui appunto c'è qualche telefonata, si raccoglie semplicemente la richiesta della persona che chiama tramite un canovaccio di domande. Le volontarie appunto, grazie al corso, sanno se accogliere semplicemente telefonicamente la richiesta della persona oppure rimandarla anche a avvocati che comunque si sono resi disponibili sempre volontariamente per dare delle consulenze o comunque anche semplicemente un colloquio di informativo, ecco. La mia presenza è importante per le donne che vengono dall'estero e hanno bisogno perché hanno difficoltà per la lingua. Io sono fiera di questo punto ascolto perché mi ha dato una spinta brava. Il nostro circolo ACLI Colf di Como è un circolo che accoglie le lavoratrici domestiche di cura, è un circolo che dà informazione e consulenza sul lavoro domestico e che quindi cerca di rispondere a tutte quelle che sono i dubbi, le perplessità, diritti e doveri di chi intraprende questo lavoro domestico. Normalmente noi facciamo per le nostre socie dei corsi qualificanti per garantirgli diciamo il potersi proporre nel lavoro con maggiore sicurezza. Ci è piaciuto regalargli anche uno spazio di racconto e di fotografia e quindi abbiamo pensato anche qui di regalargli un momento dove valorizzarle con delle fotografie attraverso la collaborazione di alcuni fotografi amatoriali
abbiamo allestito un set sempre qui in sede, abbiamo invitato le signore a portare i loro vestiti tradizionali e diciamo che abbiamo appunto risposto a questo loro bisogno di non essere solo badanti, non essere solo assistenti familiari, ma anche di essere donne e donne che hanno una tradizione e una cultura che vogliono mettere in mostra. La mia esperienza del Bene Comune a Bisogno di Te è stata un'esperienza molto ricca e formativa. L'ho fatta con un gruppo di altri giovani del mio territorio, ci siamo molto appassionati alle tematiche locali e poi è tutto anche un discorso relativo al mondo del sociale e dei servizi. Ci siamo molto appassionati a questi temi e grazie anche all'esperienza e al contributo dei relatori ci siamo sempre più convinti di quanto sia importante il bene comune e di quanto sia anche importante spendersi per la propria città. La cosa positiva di questa esperienza è che sono incontri dove ci si mette a cerchio e è un'educazione informale, dove anche i relatori che sono stati chiamati a partecipare venivano e si sedevano in mezzo a noi e raccontavano la propria esperienza, sia politica che nel caso amministrativa o per la competenza che erano chiamati appunto a portare. Oggi raccogliamo i frutti di questa esperienza che continua a maturare nel nostro territorio e continua anche a dare dei risultati positivi in termini di impegno e di aggregazione appunto dei giovani nelle nostre comunità. Io credo che il Bene Comune a Bisogno di Te abbia scatenato quantomeno una scintilla in chi vi ha partecipato. Grazie a questa convivialità sappiamo che abbiamo delle persone positive in campo. Nel nostro circolo e con la zona Acri di Gallarate stiamo promuovendo, tra le altre cose, un'iniziativa di aiuto scolastico e di contrasto alla dispersione scolastica per un gruppo di ragazzi delle famiglie del Campo Sinti presente qui a Gallarate. Le Acri, quindi 4-5 anni fa, si sono iniziate ad avvicinare a questa realtà, forse anche grazie a un fraintendimento. Alcune famiglie del Campo Sinti erano venute per chiedere un aiuto, come spesso fanno, magari anche solo di tipo economico e quant'altro. Noi la richiesta d'aiuto l'abbiamo interpretata anche in una maniera diversa e quindi cercare di fare qualcosa per loro, con loro. Nell'arco del tempo si sono avvicendate più persone, il lavoro non è semplice, il gruppo degli aclisti ha tenuto invece, diciamo, la partita fino adesso e andrà avanti ancora, perché il coinvolgimento anche con questi ragazzi che appunto da 5 anni, quindi a qualcuno l'abbiamo preso in prima elementare, adesso è in quinta, qualcuno era elementari, va alle medie, diventa un rapporto anche personale, per cui non riusciamo più a non andare, ad aiutarli, insomma. Oggi la società è molto più frantumata, polverizzata e si fa un po' più fatica a immaginare un intervento sociale univoco portante per tutte le realtà di tutti i circoli, quindi sta anche ad ogni circolo eventualmente poter individuare di volta in volta il settore in cui diciamo coniugare le tre fedeltà principali delle ACLI. Il cammino da fare è quello comunque sempre nella ricerca di sinergie con altre realtà associative del territorio, con le istituzioni e anche e soprattutto, come anche è capitato a noi in questo progetto, con possibili sinergie con i servizi delle ACLI, le realtà legate alle ACLI. In alcuni settori di intervento i frutti non si possono vedere subito, quindi un impegno che deve sapere che seminare oggi non vuol dire raccogliere domani. Molte fedi sotto lo stesso cielo, che è la rassegna culturale che le ACLI di Bergamo da più di 9 anni propongono sul territorio di Bergamo e provincia. È una rassegna culturale molto importante, a questa rassegna partecipano più di 30.000 persone ogni anno e tra di esse anche moltissimi giovani. Ogni anno scegliamo un tema e questo tema viene declinato secondo diversi linguaggi e analizzato in diverse sezioni. Dal linguaggio teatrale a quello cinematografico, alle semplici conferenze, alle visite guidate, la musica, itinerari artistici, incontri con le scuole, gruppi di lettura come sono i circoli di resistenza, momenti di approfondimento e alcuni gesti come la notte dei Vangeli oppure il gesto del pranzo con
i richiedenti asilo, abbiamo chiesto alle famiglie bergamasche di ospitare una domenica pranzo i richiedenti asilo ospiti nelle strutture di accoglienza della comunità Roa, e ben 200 persone hanno aperto le porte delle loro case per poter ospitare i richiedenti asilo e attraverso un pranzo e un pasto condividere con loro le loro storie, i loro racconti e i loro volti. Il servizio civile educativi supporta la parte formativa ed educativa dei ragazzi per spiegare un po' con l'utilizzo della cittadinanza attiva il significato un po' anche educativo a livello sociale, un po' di che cosa anche esiste, perché comunque è difficile anche per i ragazzi essere ben informati magari su tutte le realtà che ci sono, che servono per aiutarsi e aiutare. Io fondamentalmente sono molto contenta, a me è piaciuto molto perché sapevo che stavo facendo qualcosa di utile, quindi già il fare qualcosa di utile, essere utili per me è importantissimo. Perché ho deciso di lavorare sul tema dell'impegno civile? Diciamo che è più o meno capitato. Nel senso che ho finito l'università, stavo cercando naturalmente qualche lavoro all'interno del mio ambito, cioè educativo. Sono capitata in una struttura dove il materiale umano abbonda e il contatto è decisamente stretto. La mia figura era una figura di cui si aveva bisogno, qualcuno che supportasse i ragazzi costantemente, ogni giorno, che fosse sempre disponibile. Ma è servito profondamente anche a me per capire il genere di lavoro verso cui mi sento portata e che mi interessa e che desidero svolgere. Cosa possono fare le sedi ENAIP per promuovere l'azione sociale e di servizio agli studenti e al loro inserimento all'interno della società e del mondo del lavoro? Sicuramente è anche fondamentale che come scuola professionale li sensibilizziamo al valore del lavoro. Ho immaginato un progetto dove si rispondevano a tre direttrici soprattutto. Una prima direttrice riguardava un luogo dove poter fare incontri, riunioni, assemblee all'interno della comunità. Avevamo bisogno che questo spazio fosse versatile e permettesse di rispondere alle esigenze dei giovani che non hanno, che si avviano al lavoro, non hanno una sede, ma hanno bisogno di incontrare i propri fornitori, clienti, eccetera, nell'attività. La terza direttrice è quella del rapporto diretto col cittadino. È uno sportello che ruota sostanzialmente intorno a tre verbi: orientare, informare ed ascoltare. Abbiamo intercettato un bisogno di famiglie, gruppi di associazioni, giovani, gruppi informali che sono alla ricerca di un posto dove andare a incontrarsi. Con lo sportello Informa Lavoro Giovani Inside Job, le ACLI tornano a occuparsi di lavoro e offriamo sia degli strumenti, quali sono il CV o la lettera di presentazione, sia delle informazioni che servono per riuscire in modo più semplice, meno difficoltoso a trovare un lavoro. Ogni giorno ci sono persone diverse che fanno tantissime cose diverse, c'è una cucina, ci sono altre associazioni che hanno il proprio sportello qui, insomma è un modo anche per creare comunità, per cui fare una rete tra persone e anche associazione. Il progetto che noi abbiamo pensato rispondeva a queste nostre velleità, per cui ci siamo buttati in questo folle progetto che è il Folle Volo. Due circoli nuovi, in Lombellino, di Genova e Dorno, e riprendo praticamente la vita delle ACLI rispetto in realtà dopo 40 passi anni di assenza del movimento.
cittadini che aiutano gli altri, che non si aspettano, no, più semplicemente, no, delle risposte che devono venire, che ne so, dallo Stato, dalla Regione, dai politici, eccetera, ma che a fronte di un problema che vivono decidono, no, di mettersi in cammino loro, no, di cominciare a costruire, no, loro delle cose, perché questo si può fare, no, una cosa che non costa nulla, no, se non l'impegno, la voglia di mettersi in gioco, no, e anche di rischiare magari, no, e di così, andare fuori dalla quiete solidale, no, cosiddetta, no, di tutti i giorni. No. E quindi io ho pensato insieme agli altri miei amici di rispondere un po' all'esperienza che abbiamo avuto durante gli anni 90, perché un gruppo locale di cui io facevo parte ha pensato di ricostruire una vecchia chiesa campestre proprio per rivalorizzare quelli che erano i nostri valori personali, cioè locali, e soprattutto dare un senso alla memoria storica che ci ha sempre legati a questo, a questa realtà. Da lì nasce la collaborazione con Visevano e con tutti gli altri circoli della Lomellina. E allora abbiamo cominciato a lavorare, no? E a pensare che forse era possibile, prima di ogni altra cosa, focalizzare dei punti dove le persone in difficoltà potessero avere ascolto, potessero segnalare qual era il loro problema, no? E potessero cominciare ad avere qualche piccola risposta, no? Rispetto a questo. E questo ha trovato subito la disponibilità di 7 comuni della Lomellina. Sono piccoli comuni, però insieme rappresentano 15.000 abitanti di questo territorio. Abbiamo deciso a questo punto di impegnarci sul tema del lavoro, perché questo ci è sembrato l'elemento centrale, ma non solo perché questa è la nostra storia, è nel nostro DNA, ma perché il lavoro in effetti rappresenta l'opportunità che ciascun essere umano ha di realizzare se stesso. Siamo in una fase molto importante, molto difficile, siamo in una fase di grande cambiamento, abbiamo bisogno di decidere insieme, di scegliere insieme che futuro avranno le ACLI dentro il terzo settore e che futuro avranno i nostri circoli nella prospettiva di questo mondo che sta cambiando. Abbiamo bisogno con voi di condividere un percorso che ci porti a essere di nuovo protagonisti nella nostra vita sociale, nella nostra capacità di tornare ad animare il territorio, di essere dei circoli attivi capaci di ascoltare, capaci di proporre alle persone un percorso di condivisione. Camminare con loro per affrontare un percorso di grande cambiamento, di grande difficoltà, che ha bisogno di qualcuno che cammini a fianco loro e che sia capace di aiutarli dentro questo cambiamento definito epocale. Le ACLI hanno tante cose, secondo me, ancora da fare. Si tratta, come ogni movimento, di impegnarsi nel modificare le azioni che facciamo. Per stare a passo con i tempi bisogna anche avere chi è del tempo. Non bisogna aver paura, le ACLI attraverso questi processi si stanno mettendo la faccia laddove altre realtà non ce la mettono, cioè quello dell'impegno socio-politico, quello di formare le coscienze. Oggigiorno, in questo periodo di crisi della partecipazione, è quanto più importante che anche le ACLI, senza aver paura di non essere all'altezza della propria storia, abbiano il coraggio di osare, di cercare nuove vie, nuove forme di partecipazione. Cosa può fare un circolo è la sfida forse più grande, perché comunque i circoli hanno a volte un'organizzazione, una struttura vecchia, quindi i circoli, per fare attività di impegno civile, impegno sociale, devono oggi cercare di mettersi in rete, di mettersi in connessione tra loro e quindi creare maggiori interazioni tra quella che è la dimensione territoriale associativa, ma anche al di fuori, facendo rete con quelli che sono le altre associazioni operative nel terzo settore e tutti gli altri movimenti che comunque animano la vita di una comunità, di una città, anche in senso un pochino più ampio. Quindi la prima sfida per un circolo oggi per fare nuovamente attività di impegno civile non è solo proporre iniziative, ma creare prima un rapporto di empatia, una
un'amicizia. Devi avere il coraggio di fare, se tu ascolti sempre i vecchi nonni sei sempre fermo, perché è così, devi andare avanti. Dare più spazio alle persone che vogliono lavorare, perché se tu non mi lasci questo spazio, vi dovete spostare qualche cosa, perché se tu ti sposti, vengo vicino a te, imparo a lavorare, ma se tu non mi lasci venire vicino a te, io non imparo mai. E nessuno viene a aiutare te, tu rimani da solo. E allora sarai sempre fermo, non puoi andare avanti. Abbiamo scelto questi temi, che sono il lavoro, l'educazione e l'impegno civile, perché ci sembrano essere oggi i temi più importanti che stanno al centro della discussione. La riforma li mette alla sua attenzione, al suo centro. Lavoro, perché è opportunità per i giovani, è un modo per parlare e dialogare con i giovani, è un modo di costruire futuro, è la nostra missione. Educazione, perché passa attraverso la nostra capacità di essere ente che forma le persone, aiuta le persone a comprendere le difficoltà e a crescere e ad emanciparsi. E servizio civile, perché riteniamo che oggi sempre di più il cambiamento del nostro paese passa attraverso le persone che sono capaci oggi di essere di nuovo protagonisti nella vita civile del proprio paese. Prendersi cura del proprio paese è il primo obbligo che ogni cittadino ha.